sono qualche lettera, qualche cosa per capire qual è stato l'atteggiamento di Verdi. Cambiò il gusto poi dopo. È chiaro che il cantante, che è giustamente una specie sul palcoscenico, è come un... si basa molto sull'istinto anche la sua reazione, ha capito una cosa. Ad effetto corrisponde effetto. Non c'è, ma non è una condanna questa, era un gusto, è un gusto, continua ancora. Se io finisco un'aria giù, l'impatto con il pubblico, parlo dell'impatto istintivo, è in un modo. Se invece finisco andando su, è chiaro che la risposta è... Qualcuno ha detto che gli acuti sono i gol. Si segna in porta. E la risposta è quella. È un fatto così, di istinto. Ma la bellezza del Rigoletto non sta in queste cose. Già l'opera è un'opera che ha sofferto molto nel suo cammino. Nasce, come voi sapete, Rigoletto, dal dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse. Cominciano i guai. Il re chi è? Francesco I, di Francia, oddio santo. E il re libertino fa questo, fa quell'altro, gli piacciono troppe donne, va in giro, piglia in giro la gente. C'è un personaggio che viene messo sotto accusa. In quell'epoca, subito dopo le rivoluzioni che c'erano state, un atteggiamento di protesta o di accusa o di atteggiamento ridicolo nei confronti del potere era un atteggiamento politicamente pericoloso. Perciò Verdi cominciò a passare un po' di guai. La censura non voleva dare permessi assolutamente. E allora cominciarono a trovare il modo di uscirne da questa cosa. Cominciarono a cambiare posto, invece di farlo in Francia, dice andiamo un po' nell'Emilia, chissà da quale cosa. E a furia di trovare, no, quello non va bene perché quel conte o quel duca si capisce che è lui, perché più o meno i conti e i duchi erano tutti quanti imparentati dalle stesse caratteristiche, così, o don giovannesche o di vizi vari. E allora finirono a poco di andare verso la corte di Mantova. Dice, lì forse più tranquillo, nessuno ci viene a disturbare. Quando l'opera fu fatta, dopo tanti fastidi, tante cose, tanti cambiamenti, anche nel libretto, perché pensate all'inizio, quando Rigoletto, descrivendo il duca, dice a quelli va bene tutto, gli va bene i conviti, battaglie, feste, giochi. Sulle parole battaglie non era battaglia originariamente, era baldracche. Il vescovo del posto probabilmente trovò che fosse un po' pesantina la cosa. E allora da baldracche diventò battaglie, dando anche un carattere un po', dice, il nostro duca è uno spadaccino importante, invece baldracche è una cosa proprio... È la stessa cosa che dovettero cambiare, questa è molto più famosa, nell'ultimo atto quando il duca di Mantova entra dentro il cortile lì della casa di Sparafucile, entra, si rivolge mentre Rigoletto e Gilda sono in un angolo e stanno lì ad occhieggiare perché Rigoletto l'ha portata, entra, viene a vedere che razza di individuo è. Arriva infatti il duca, va da Sparafucile, cioè l'oste, l'assassino, l'uomo d'arme con cui si è messo d'accordo, per uccidere il duca entra e dice una stanza e del vino, dice voglio due cose e tosto. Sparafucile risponde quali? E lui dice una stanza e del vino. Rigoletto di là dice alla figlia questi sono i suoi costumi. Allora voi pensate, questi dall'Ottocento si diceva sempre questa storia, tutti voi siete andati in un albergo, molti di voi avranno chiesto una bottiglia di vino. Allora, voi pensate, uno va in un albergo e dice, buonasera, desidera, io vorrei una stanza, per favore anche del vino. Allora, tutti, il portiere, guardando l'altro portiere, dice, allora, voi pensate, è mai possibile
è mai possibile che un uomo che drammaturgicamente non è secondo neanche a Shakespeare, poteva ammettere che si andasse avanti con una imbecillità di questo genere, che lui avesse due cose a tosto, una stanza e del vino, questi sono i suoi costumi. La ragione è un'altra, avevano cambiato, perché tra il Borbone da una parte, la polizia di Stato dall'altra, lo Stato pontificio dall'altra, certe cose non si potevano dire. La frase è un'altra e la sentirete. Due cose è tosto, quali? Tua sorella e del vino. Questi sono i suoi costumi, chiaro. Allora, la mia domanda è: perché nessuno ha mai, siamo un paese colto, tutti quanti ascoltano con intelligenza, con sapienza, con intelligenza, cioè di capacità di intelligere. Come mai tutti quanti hanno avuto sulla faccia un'incongruenza di questo genere per decenni e nessuno ha mai detto niente, compresi i critici? Perché si ascolta male, si ascolta passivamente, si ascolta senza interesse. Chi conosce l'opera, la ama, troverà strano, dice, ma chissà, a Verdi sarà scappato. Poi ci sono altre persone che vanno in teatro perché non gliene frega niente di tutto questo, perché stanno aspettando quattro note. E allora io trovo che noi Scala oggi abbiamo un compito ben preciso. Oggi, ieri, domani, non dobbiamo perderci, e qui faccio un appello. Noi non dobbiamo perderci nelle cose banali. Noi abbiamo un compito da tramandare. Prima di tutto dobbiamo recuperare il repertorio verdiano. Lo può fare oggi meglio di qualsiasi altro, non perché siamo più bravi o siamo più bravi. No, la Scala ha un compito morale, quello di riportare un discorso critico su questo autore. Quando dico critico non significa che dobbiamo mettere Rigoletto, la Traviata, eccetera, in una clinica, farli diventare pallidi e fare le esecuzioni così, senza sangue. Ma non dobbiamo cambiare i connotati a quest'opera. La Scala ha il dovere di riproporre un discorso critico su questo autore, discorso che porterà poi a capire con la formazione di nuovi interpreti nel futuro, di un nuovo concetto del canto, di capire che cosa è Verdi. Fino adesso noi abbiamo un modo di fare Verdi su questo repertorio, che è un modo sancito da 60 anni, 70 anni, 90 anni, anche di più, di pratiche che sono rimaste immobili nel tempo. Le cadenze che Caruso aveva inventate sono quelle che la maggior parte dei tenori ha adottato. Figuriamoci, Caruso viene dalla mia stessa città. Per me il mio istinto mi porta a dire che qualsiasi cosa lui facesse andava benissimo. Però era anche figlio del suo tempo, operava anche al Metropolitan, dove il gusto di certe cose era diverso da certe nostre esigenze. Noi siamo un po' più essenziali. Questa non è una critica a un paese che mi ha ospitato per quasi 20 anni e per cui porto gratitudine, mi riferisco, voi sapete che sono stato direttore dell'Orchestra di Filadelfia, quindi non è una critica, è un altro mondo, è un altro gusto. Noi abbiamo altri doveri. Purtroppo i nostri cantanti si sono sensibilizzati alle richieste di queste cose, ci sono caduti dentro, le hanno assecondate, le hanno ingigantite, ed è diventata tradizione. C'è una famosa frase di Furtwängler, uno dei più grandi direttori d'orchestra di questo secolo, insieme a Toscanini forse le due colonne di questo secolo, che sulla parola tradizione una volta disse una frase che io non ho mai dimenticato. Che cos'è tradizione? Lui rispose: tradizione è il brutto ricordo dell'ultima brutta esecuzione. Che cos'è? Si fa così, ormai è diventato
si fa così perché l'ha fatto così. Io qui ho esattamente le cadenze di De Lucia, come dicevo prima, di Bonci, dei tenori che cantavano ai tempi di Verdi e che hanno iniziato tutto questo modo di fare creando continuamente dei cambiamenti, per cui come una statua di Fidia, bellissima, dove naturalmente uno dice ma l'orecchio è un po' grande, cambiamolo, il naso è un po' corto, allunghiamolo, il braccio è... Alla fine probabilmente potrà anche venire una cosa interessante, ma è un'altra cosa. Invece Rigoletto è un miracolo di perfezione. Osborne, uno dei grandi esperti di Verdi, addirittura parla della triade mozartiana, della triade verdiana popolare come di opere mozartiane, nel senso che la perfezione drammatica, il rapporto tra la musica e i personaggi e il modo in cui Verdi ha scolpito i personaggi sono da riportare allo stesso livello delle opere di Mozart, che come voi sapete in questo è stato il più grande. Rigoletto è il grande capolavoro che sorge, di quel tipo, che sorge dopo Don Giovanni. Un po' più padano, un po' più casareccio in certe cose. Il Duca di Mantova non ha il fascino di Casanova, non ha il fascino diabolico di Don Giovanni, è un po' nostrano, un po' più alla buona. Canta questa e quella, è un po' più come Gilda, è chiaramente una donna della Padania, ma i sentimenti che loro esprimono sono universali e sono espressi con mezzi estremamente raffinati, non semplici, raffinati. Io da italiano mi sono messo in testa che dobbiamo assolutamente ridare in certi casi e in certe opere a Verdi quella grandezza che lui merita. E non, a proposito di queste opere, come si dice nel resto del mondo, un papà, che è il musicista dell'un papà, un corno. Perché in quelle sedi, quando devono suonare Schubert, si mettono lì, rachitici, lì a suonare così, a far finta che la musica è straordinaria, fanno piangendo. Si tratta di Verdi. Viene chiamato da molti critici tedeschi un papà, con la M. Finezza, non è un papà e una mamma, è un papà. Adesso entriamo un po' così, quando vi scocciate ve lo dite, perché così... Ah, una primizia che volevo dirvi, che ho trovato in questi giorni proprio per buttare giù delle cose per voi, che non sapevo, vi devo ringraziare perché mi avete aiutato. Nella famosa aria del soprano, quando lei canta, racconta a Giovanna tutte le feste al Tempio, lei racconta, dice come hai trovato sto giovane, tutte le feste al Tempio, mentre pregava e Dio, bello e fatale, un giovane offriasi al guardo mio. La birichina, quando andavi in chiesa, invece di andare a pregare, si metteva ad occhieggiare la cosa. Per il perbenismo di allora, tutte le feste al Tempio, ma cardinali, vescovi, parroci, uno scandalo. E allora in alcune edizioni fu cambiato, tutte le feste al parco.